apre questo edificio scolastico dopo l'inagibilità, un lavoro difficile fatto anche con fondi del comune. Un lavoro veramente emozionante che è durato 8 mesi, soltanto 8 mesi fa abbiamo dovuto chiudere questa scuola perché era a rischio crollo, una situazione completamente inaspettata che non sapevamo come risolvere, ci siamo messi d'impegno e in 2 mesi di burocrazia e 6 mesi di lavoro siamo riusciti a riaprire questa parte di scuola e quindi riportare tutte le scuole medie in classe. Ecco, tanti bambini qui oggi a festeggiare, dicevamo i fondi, lo Stato non vi ha dato un grande aiuto. Lo Stato ci ha fatto soltanto una telefonata e alcune mail che non hanno prodotto nulla. Io posso soltanto ringraziare la Regione Liguria che ci ha aperto il patto di stabilità per 1.400.000 euro in modo tale che noi abbiamo potuto spendere 5 milioni di euro di cui 1,5 milioni per riaprire questa parte di plesso scolastico. Ma noi guardiamo già al futuro, quindi alla nostra sinistra c'è il plesso delle scuole elementari dove abbiamo già rimosso tutto l'amianto e fra pochi giorni inizieranno i lavori di completa riqualificazione anche di quella parte. Ma noi contiamo di fare la stessa cosa, quindi 6 mesi di lavoro, proviamo a riportare i ragazzi in classe in questo periodo l'anno prossimo, speriamo di riuscirci, faremo il possibile e poi alziamo le braccia al cielo e vediamo. Ecco, qui non c'era un problema di amianto soltanto, ma un problema di stabilità strutturale, una cosa seria. In realtà l'amianto l'abbiamo scoperto dopo, c'era un grandissimo problema di stabilità perché, come dicevo, i pilastri avevano metà del cemento che dovevano avere, quindi la scuola sarebbe potuta cadere tutta quanta giù intera perché i pilastri non reggevano. Non ce la siamo sentita, abbiamo attuato quella politica che per noi è una politica di prevenzione, perché questa amministrazione attua una politica che è quella del fare. Abbiamo pensato che fosse assolutamente importante intervenire subito per riconsegnare a questi ragazzi una scuola sicura, sana e a norma di legge. C'è da dire che nel frattempo i ragazzi avevano trovato, anzi avevate trovato voi sistemazione alternativa, voglio dire, le lezioni sono proseguite chiaramente. Grazie alla sensibilità di Sua Eccellenza Monsignor Guglielmo Borghetti e di Don Stefano Caprile, i ragazzi hanno trovato ospitalità presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria gratuitamente, questo lo sottolineo, e invece per quest'anno i ragazzi vengono ospitati presso l'Istituto Sacra Famiglia di Andorra.